Sì, per noi è un momento di raccolta e preghiera per fermarci un attimo e riflettere sui valori che ci hanno spinto a questa scelta e condividerla con le persone che ci sono vicine. Ma il mestiere di carabiniere in realtà è sempre simile a se stesso, ma si adatta alle esigenze, all'evoluzione della società. Quindi diciamo i due carabinieri che passeggiano nelle contrade, nelle nostre campagne, sono sempre gli stessi che oggi passeggiano nelle vie, nei mercati delle nostre città e sulle nostre strade. No, oggi è semplicemente un momento di, come dicevo, preghiera e raccoglimento. Non vogliamo fare grandi proclami, non abbiamo nessuna esigenza celebrativa. La nostra è semplicemente una preghiera, è un ispirarci ai valori cristiani per chi ci crede o comunque di fedeltà e rispetto di una scelta. Anche E come lo immagini? il futuro lo immagino con i piedi radicati nel passato e con orecchie e occhi aperti per capire quello che accade. Assolutamente sì, una forza imprescindibile per noi, per l'ordine, la sicurezza pubblica, per garantire quella tranquillità sul territorio per il quale lavoriamo tutti congiuntamente, anche alle altre forze dell'ordine, alla Questura sicuramente, alla Guardia di Finanza e alle altre componenti indispensabili, diciamo, per questo importante compito. Abbiamo celebrato appunto anche le fondazioni dei Carabinieri e ancora una volta testimoniamo anche con la nostra presenza il legame saldissimo che ci lega a questa importante componente proprio della nostra sicurezza. Dice che la vostra scelta, il vostro servizio allo Stato e dunque ai cittadini vi porta ad essere senza sostegno, poveri perché ricchi della libertà di servire tutti, senza asservire nessuno, di servire tutti senza accaparramenti, compromessi, ricerca dell'utile proprio. Questo è il messaggio di Maria in quanto Vergine.